Benvenuti amici di Multiplayer.it a questo video molto speciale. Oggi infatti in anteprima vi mostrerò Xbox Serie X e Xbox Serie S. Devo dirlo, sono molto emozionata, quindi farei entrare le console. Cos'è? Pronto? Ciao Vince, come stai? Ma senti una cosa, ma non avevi detto che mi avresti mandato, sai, le console, l'Xbox, la... Ah, no, sì, certo, però mi sono arrivati dei cartoncini. Ah, ho capito male io, ok. Beh, è chiaro, me le devo assemblare, ovviamente. E no, va bene, d'accordo, grazie, ciao. Bene lettore di Multiplayer, cambio di programma. Oggi impariamo a assemblare dell'Xbox di cartoncino. Ok, scherzi a parte, parliamo seriamente di questa cosa qui. Che senso ha stampare, tagliare e incollare delle Xbox finte? Beh, sulla pagina di Microsoft, dove abbiamo scaricato i PDF e stampato in scala 1:1, quindi le dimensioni che vedete sono effettivamente quelle delle nuove console, c'è scritto che Xbox Serie X e Serie S usciranno il 10 novembre, ma che nel frattempo, nell'attesa, si poteva realizzare una copia in cartoncino per vedere come le nuove Xbox si adattassero al lifestyle dei giocatori. Quindi, in sintesi, se avete preso le misure e non siete molto sicuri, oppure fate parte di quel gruppo di persone, compresa la sottoscritta, che finché non ha l'oggetto in mano fisico non riesce a immaginarsi quanto spazio questo possa occupare, allora questa è la soluzione. Ora, personalmente io la trovo una soluzione un po' scomoda, perché per riuscire a stamparle in scala 1:1 vuol dire utilizzare una stampante non casalinga, spendere una cifra, seppur irrisoria, di denaro, quindi per farsele stampare, assemblarle, e poi questo, tra virgolette, spreco di carta non è molto eco-friendly. Il motivo per cui secondo me Xbox ha deciso di fare una mossa di questo tipo è più per marketing che per servizio ai giocatori, perché in effetti, guardando la forma delle nuove console, si capisce subito che parliamo di oggetti dalla linea estremamente pulita, dal design essenziale, così essenziale che addirittura si può stampare, incollare e creare una copia in cartone. La trovo più una mossa di marketing per vendere il design della console piuttosto che fornire un reale servizio ai giocatori. Anche se comunque va detto, dopo averle montate e aver visto realmente le dimensioni, nella mia testa sono diventate immediatamente più reali. Inoltre, parliamo di versioni che sì, ok, sono in cartoncino, qua c'è lo scotch, l'ho incollato un po' male, però stampate in scala 1:1 sono estremamente dettagliate e soprattutto vi fa vedere dove saranno le prese d'aria, dove saranno le porte USB, HDMI, eccetera, eccetera. Indicare tutte le porte così mi fa sentire molto Major Nelson. Quindi vi danno un'idea della dimensione, ma anche del posizionamento di tutti gli elementi che le compongono. Insomma, è stata un'esperienza divertente che soprattutto mi ha insegnato che non ho la più pallida idea di dove metterò la mia nuova Xbox One X. Comunque, tralasciando questo esperimento, direi abbastanza pietoso, perché la qualità della stampa non è stata al massimo e l'assemblaggio men che meno, ci tenevo a rassicurarvi, perché non manca molto all'arrivo delle console. Quindi tenete assolutamente d'occhio multiplayer.it, perché presto potremo mettere le mani sulle vere console, mostrarvele e rispondere a tutte le vostre curiosità. Quindi, amici di Multiplayer, grazie per essere stati qui con me, grazie soprattutto per essere stati un po' allo scherzo. Io vi saluto e ci rivediamo qui alla prossima per un nuovo video. Ciao!